e quindi abbiamo firmato questa mattina il contratto definitivo con entrambi e speriamo, dando a loro il benvenuto, di poter svolgere insieme un lavoro proficuo che dia tante soddisfazioni a loro, al nostro gruppo e perché no anche a tutti gli spettatori italiani. Ma è la scelta autonoma, cosciente, di una persona che decide di impostare diversamente per i prossimi 5 e probabilmente per i prossimi 10-15 anni la propria vita. Ma pensate un po', posso andare da Pippo e dire: senti, secondo te che ospite posso avere? E lui mi deve aiutare per forza, perché mentre alla Rai si poteva, faceva l'asso piglia tutto, oggi essendo il direttore artistico, praticamente il mio successo è anche il suo successo, quindi a me in questo tempo. Io vorrei domandarti, ti accompagnerà nella tua canzone sì. Un video dove si vedrà Gagarin, il primo uomo nello spazio. Sì. Come mai ti è venuto in mente di dedicare su musica di Nino Rota, Marionette Humaine, marionette umana, e con noi Georges Donne? Volevo fare i complimenti perché sei stato bravissimo. Hai avuto una grande, come posso dire, grande tecnica, ma soprattutto grande interpretazione. Vorrei sapere quando Béjart ha costruito questa coreografia per te. Questa coreografia è recente, faccio la prima in Parigi fa 2 settimane. Ah, l'hai fatto due settimane. È solo un pezzettino perché è più lungo. Solo un pezzettino perché è tutto più lungo. Purtroppo io non amo parlare dopo che hanno danzato delle grandi star come te, è difficile. Ma prima voi non volete, quindi o non bisogna parlare mai, oppure bisogna farvi fare un piccolo sacrificio in più. Sì. Senti, ieri sera so che hai fatto uno spettacolo molto bello. Dove? Sì, abbiamo fatto un bellissimo spettacolo. Il signor Béjart ha fatto sopra André Malraux. Sì. E dovevamo fare questo spettacolo in Bari. A Bari. Il 17 di sì. questo mese. Andrete a Bari il 17 di questo sì. mese. Io ti ringrazio molto. Grazie. Ti saluto. Perdonami di averti fatto sudare così tanto, ma sei stato fantastico. È un piacere per me. Grazie. Ciao, Georges. A presto. Io sono sempre rimasto così, Raffaele. Sono stato agli ordini. Allora... Lo conosciamo molto bene. Non c'è la copertina di un libro e neanche la musichetta, Danilo. Non c'è neanche la musichetta. Manda la musichetta, che è sufficiente la musichetta. Che cos'è? Sentiamo un po' dal nostro pubblico qui in sala. Era la sigla di? Carosello. Carosello, esattamente. Dal 1957 al 1977, per 20 anni, il teatrino pubblicitario della Rai si chiamava Carosello. Solo i bambini di oggi non se lo ricordano, tutti noi grandi ce lo ricordiamo e con un certo, diciamo così, un pizzico di nostalgia. Sono a 10 anni dalla sua scomparsa, per commemorarlo, hanno scritto un libro. Chi ha scritto questo libro? L'ha scritto Laura Baglio, che è giornalista dell'Europeo, giovane che di Carosello si ricorderà poco. No, io sono una bambina. Siamo molto affezionati e ci siamo rimasti affezionati ancora adesso. Ancora adesso. Al dottor Zanacchi vorrei chiedere, chi ha inventato Carosello? C'è un po' di... Ma l'hanno inventato in tanti. In tanti, ecco. Quando è morto c'è stata una gara fra moltissime persone che rivendicavano per il Signore della Perugina. Certo. Allora, adesso noi vedremo un piccolo filmato dove c'è Calimero, un famoso pulcino nero, perché sono piccolo e nero, che ci fece tanta tenerezza e lo ricordiamo molto volentieri. E poi vediamo anche, unito a Calimero, uno sketch che fece Totò, l'unica pubblicità che fece Totò ai suoi tempi, veramente esilarante. Siamo pronti per partire con il filmato. Dottor Zanacchi, ed è esattamente questo. Nel 1971 è stato presentato al Museum of Modern Art di New York il Carosello, che piacque moltissimo agli americani. Che cosa successe dopo? Non lo presero più come esempio? Ma io ero allora, facevo parte della delegazione italiana. Noi, Sandra Milo, mia dirimpettaia, come va? Buonasera. Silva Koshima. Renato Raschel. Renato Raschel, eccolo qua, no, è una questione di primo piano, vado insieme a Furio Angiolella. E Carlo D'Apporto. Adesso, cari signori, vediamo insieme alcuni brani di Caroselli che voi avete fatto a suo tempo. Oddio, dice, possiamo partire con il filmato e poi ne parliamo un attimo. Bene. Thank you.
la casa con Silva Coscina. Renato! Perché non ti siedi con noi? Mi metto là, va bene. Allora, volevo dire e domandare a Sandra. Che cosa ti ricordi di quando facevi i caroselli? Come li vivevi? Era un momento di fatica perché era un fatto economico per te fare i caroselli o era anche di divertimento? No, no, era di divertimento perché a differenza di adesso che sono rapidissimi non si capisce niente. Era per un tempo vedere la marca del prodotto che c'è il personaggio parrucca. Allora io lo sapevo a fare così, invece era la parrucca. Era una parrucca. Ah, quindi hai fatto una pubblicità, uno shampoo con una parrucca. Una parrucca, cioè che i miei non erano abbastanza bene, non rendevano. E così hanno messo la parrucca. Invece oggi saresti in grado di fare lo stesso una pubblicità con i tuoi capelli. No, ma la riferisco. Ce l'avevo i capelli, però dicevo che non rendevano a sufficienza, non erano, non lo so. Senti, Silva, invece tu hai fatto questo carosello dove praticamente era un monologo, era abbastanza difficile condurre questo monologo per due minuti sempre da sola. Chi scriveva per te i testi? Paolo De Andrés, che praticamente capitombolerà nel pavimento se citi ancora un prodotto. Forse è meglio che ti fermi. Beh, va bene, ma non, insomma, vabbè, ormai è talmente pubblicizzato, ormai li conosciamo tutti, insomma. Sì, sì, non è più pubblicizzabile, ormai no, ma sta svenendo praticamente, se vuoi un uomo che ha bisogno dei sali e continua pure così. E poi ho cominciato invece con i liquori, diciamo, che stregavano, e poi con delle cose forti che praticamente ho lanciato anche nelle case bene, Renato, con le signore, insomma. Tu invece facendo i caroselli cantavi, danzavi, sceglievi tu tutte le volte esattamente quello che dovevi fare? No, no. O era anche l'agenzia che ti suggeriva quali numeri? No, io avevo... Alla tua immagine di attore? Sì. Credo tutti forse, quasi tutti. Sì. Una volta si vergognavano di dire che firmavano i caroselli, ma insomma poi si viene a sapere. No, veramente io nessun regista famoso, io ne ho fatti pochissimi, quello lì... Devo dire che la dolcezza che tu hai nei confronti sia dei nonni che dei bambini è veramente straordinaria e non la si può inventare, è qualcosa che uno o ha o non ha, sei d'accordo? Le voglio molto bene, è una grande mamma, Sandra Milo. Allora, Pino Caruso, invece lei ieri ha visto il suo carosello e ha detto com'ero male. Sì, per non dire peggio, no, non ti sei piaciuto, ma perché? Dottor De Andrés, è pubblicità questa? No, perché se no io mi ritiro quello che ho detto. Quindi dobbiamo essere grati ai politici perché sembrano sempre gli stessi, ci fanno restare giovani anche a noi. Così, e perché se noi vogliamo sempre allo stesso modo? Li ringraziamo. Che ho detto qualcosa che non va, no? Stai facendo pubblicità in questo momento o rifaresti pubblicità? Hai qualcosa contro chi fa la pubblicità? No, assolutamente, anzi, mi sembra una cosa giustissima. Rimpiango il riso. Quindi, tanto, tanto odio per questa pubblicità. Non ci dovrebbe essere. È vero che una volta era più tenera, corta in maniera forse più gentile, ma insomma questa pubblicità in fondo c'è abbastanza simpatica. Alla Saci, anche perché evidentemente rimpingo un po' le casse della Rai, no? È giusto? Certo. E a chi fa pubblicità è... Ma infatti il problema non è la pubblicità, è come viene fatta. Come viene fatta. Tutto lì. Ecco. Un po' di garbo, scusa Laura, un po' di garbo e un tantino... Cerchiamo di farla dolce, più soft. Dolce, più soft, perché uno poi la guarda volentieri. Però devo dire una cosa a Raffaella Carrà. Sì, noi signora. Abbiamo portato una sorpresa. Sì. Va bene. Abbiamo portato l'avevo una sorpresa. L'avevo sentito nei corridoi. Che potremmo far vedere ai telespettatori, che chissà se se la ricordano, secondo me sì. Non lo so, io non me la ricordavo, onestamente adesso la rivedo e poi le dirò. È una sorpresa importante perché è legata proprio all'ultimo giorno di carosello, è legata al 1 gennaio 1977, quando è nato in onda l'ultimo carosello della storia. E guardi un po' chi l'ha fatto. Un gran finale. Un gran finale, vediamo un po'. Super spettacolo di Capodanno con Raffaella Carrà. Dance with me all night. We
eccoci nel 1977. Si è chiuso un ciclo, 20 anni di Caroselli Stock. Ed è a nome della Stock che desidero ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dei suoi caroselli. E tutti voi che ci siete sempre stati amici e che speriamo ci seguirete per molti anni ancora. Beh, insomma, detto 10 anni fa, non mi posso lamentare e anzi devo dire grazie per avermi seguito per tanti anni ancora. E era l'ultimo carosello, vi ringrazio della sorpresa, non immaginavo di avere concluso quest'epoca felice e se ne è aperta una nuova, probabilmente con qualche aggiustatina, abbassare il volume, renderli più morbidi, ma insomma di pubblicità si vive un po' tutti e quindi bisogna dire pubblicità avanti con attenzione, ma avanti con la pubblicità, è giusto? D'accordo. Grazie a voi, grazie del vostro libro, grazie a voi di essere intervenuti oggi pomeriggio a Domenica In. Carlo, che cosa ti auguri che ti accada? Se tu avessi la bacchetta magica, che miracolo faresti per te? Ecco. Ma siccome si può... Eccomi qua, pronta a ricominciare con la prima telefonata. Pronto? Pronto. Chi è? Sono Franca Spini. Franca? Sì. Da dove chiami? Dalla provincia di Sondrio. Dalla provincia di Sondrio. Va bene, Franca, ricominciamo da capo perché come sai No, sento, pronto. Oh. Senti, pronto, aprite, pronto. Io sono qua. Su, aprite la porta che non sento alzate. Aprite la porta che non sento alzate. Senti, mi vedi? No, purtroppo no. No, allora mi devi sentire, hai ragione te. Ecco. Che contenitore scegli, A, B o C? La A. La A. Allora, due italiani partiranno in canoa dall'Arno per arrivare dopo 90 giorni sul Tamigi. Di quante lettere è il nome della città in cui concluderanno la loro fantastica avventura? Io questo non l'ho letto sul giornale, comunque senti, sì. Non è tanto difficile se ci pensi bene, ti rileggo la prima parte della domanda. Sì. Due italiani partiranno in canoa dall'Arno per arrivare dopo 90 giorni sul Tamigi. Sì. Non ne ho un'idea purtroppo. Sei sola in casa? Sì, ho le mie figlie. Ma allora non valgono, scusa, chiamami un po' vicino. Scusi. Ecco. Sì. Consultati con loro sul Tamigi. Tamigi? A Londra. Ecco, di quante lettere è questa parola? Sei. Bravissima, allora il primo passo l'abbiamo fatto, un po' a fatica. Bene. Andiamo avanti? Sì, grazie. Sì. Che esagerazione, mamma mia. Cioè? Difficile? No. Le lettere del nome del quadro più celebre di Leonardo. Sì. Qual è il quadro più celebre di Leonardo? Ce l'ho con Perani, eh. La Gioconda. Quante lettere sono? Sono 8, 8 e 6 fa 14 e spacca 13. Sai che sei stata proprio brava, Franca? Mi dispiace molto che hai perso. Con tante volte che ho cercato la linea non ho trovato. Se incontri Perani, offrigli un bicchiere d'acqua, che così gli sì che gli fai male. Mamma mia. Mi dispiace, auguri belli. Ciao, ciao, auguri, ciao, ciao. Andiamo avanti con la seconda telefonata. Pronto? Pronto. Chi è? Maria Luisa. Maria Luisa, da buonasera. Roma. Da Roma. Bene. A, B o C? B. B. La cifra finale del numero telefonico da fare in casi di emergenza. 3. Brava. Andiamo avanti. Di quanti tipi di temperatura si occupano generalmente le previsioni meteorologiche? Ecco. Ci sono le previsioni meteorologiche, dicono le nana e la lara, la nana, la nana, mamma mia, cosa sto per fare? Forte. Difficilissimo. Difficilissimo. Ma tu mi vedi? Sì. Io... Proprio di fronte. Le temperature che diceva una volta, che adesso non c'è più lui, il colonnello Bernardo. Previsioni. Le previsioni del tempo. Del tempo. Sì. Ma quali diceva? E non ti posso fare tutti i gesti, sennò te lo dico. Qui lo sanno tutti in studio. Ma non è difficile, sono... Isobare? Eh? Sono le isobare? Le piovere? Isobare!
No, no, no. Lui dice le temperature, nella notte e nel giorno, su. Ah, minima e massima. No. Ah, okay. Scusa, ma mi ero intestardita perché questa la dovevi sapere. Sì, ma... Di quante lettere è il nome del fiore che si associa alla festa della donna? Tu hai già 5 punti. 6. Bravissima! 6 e 5? 11. Ottimo. Adesso... Mi fermo. Ti ho detto che ti vedo. Sei proprio di fronte. Ci si intende bene noi due. Sì, benissimo. Si ferma. Ha detto che si ferma, eh. Avete visto? Brava, mi pare una saggia. È vero, una saggia. Ciao Maria Luisa. Grazie. Se vinci ti richiamo. Senti, ti devo fare i complimenti per la tua eleganza. Sei grazie, Vivi. Devo dire grazie a Corrado Colobucci che mi veste benissimo. Molto, e veste molto, molto bene anche il mio balletto. Con questo è concluso? No, ho altre telefonate e allora ne ho un'altra. Però stai pronta che se dovessi vincere tu ti ritelefono. Ciao Maria Luisa. Pronto? Pronto? Chi è? Sono Danila, provincia di Milano. Benissimo Danila. Allora, A, B o C? C. C. Come Como? Sì. Perfetto. Il numero di passi nella più piccola passeggiata possibile. Beh. Voi siete bravi, eh? Brava, brava, brava. Si dice facciamo due passi. Ma guarda come sei brava. Allora, la seconda domanda perché devi andare avanti, no? Quante decine di miliardi sono state pagate per la tela dei girasoli di Vincent van Gogh? Lo sanno tutti, non è Perani che parla, è l'altro autore. Lo sa, io non lo sapevo. Allora, senti, cara, certo, ma a noi interessano le decine di miliardi, quindi una cosa media. Aspetta, quanto hai tu? Due. Due. Beh, ti posso aiutare ancora. Una cosa... mi vedi? Sì, ti vedo. Ecco, che cos'è? Poco. Metà. E di un numero? 5. Non mi fa morire, 5. È molto carino perché faccio dei test. Sono emozionatissima. Tu, Sì. No, faccio dei test sulle mie espressioni, se arrivano o no. Allora, senti, siamo a quota 7. Adesso sì. Non ti posso aiutare più perché stai per raggiungere quote interessanti. Il giorno di giugno in cui ricorre la festa della Repubblica e in cui si svolge la parata militare. Beh. Tu, non lo devi sapere. Tu, lo devi... 4 giugno? No! Oh! Mi dispiace, era il 2 giugno. Io ho detto dirlo, anche 2. Mi dispiace Danila, tanti auguri, grazie. Grazie a te. Chiedo alle signorine del centralino se gentilmente mi ridanno la signora Maria Luisa di Roma. Pronto? Pronto, sono qua. Bravissima. Molto soddisfatta. Le nostre ragazze. Complimenti signora Maria Luisa. Grazie. Lei ha vinto 2 milioni. Sì, va bene, va bene. Le va bene, è stata una bella domenica. A presto e tanti tanti cari auguri. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. E adesso cedo la linea alla pubblicità e a Paolo Valenti. Curiosità. Abbiamo oggi un personaggio fuori del comune e sempre al centro dell'attenzione del pubblico, sia come artista che come donna. È una cantante, una conduttrice di spettacoli, è stata modella di uno dei più grandi pittori viventi e ha scritto anche un libro. È una donna che ama giocare sugli altri ma anche su se stessa. È Amanda Lear. Grazie. Benvenuta Amanda. Grazie Raffaele di avermi invitata. Figurati, è un piacere soprattutto perché 20 giorni fa tu hai avuto un incidente automobilistico. Yes. Brutto. Molto brutto. Ecco, allora vorrei sapere innanzitutto come stai. Sto bene. Vede? Devo dire che alla RAI fanno miracoli con il trucco, ma non nascosto bene una cicatrice che ho qui.
che nascondo, e ho tolto per non impressionare te, gli spettatori, il collare. Mm-hmm. Poi lo rimetto perché chi guidava? Io. Ah, bene. No, perché in questa vita che facciamo, le artiste vogliono sempre andare di fretta, vogliamo arrivare per primo, di corsa, e così ho imparato da ora in poi a mettere la cintura, perché di non, sicurezza. Tu la metti, io non la metto. Io la metto, ma comunque ho molta paura di andare in macchina, io vado a 80 all'ora. Tu a quanto andavi? 160. Ecco. No, ma io capisci, siccome una macchina... Ah, 100 km all'ora si però può fare. Però 100 miles sono 160 sono km. 160. Adesso allora forse è meglio che ti compri una macchina italiana, così sai bene esattamente a quanti chilometri vai. No, adesso prendi il treno. No, ma qualcosa ho imparato una cosa, che si va troppo in fretta nella vita, basta, non ho bisogno di andare, di essere la prima, sono la prima, sarò la seconda, se non arrivo oggi arriverò domani, dunque prendere tutto un po' più con calma, perché a parte la ferita, vabbè la ferita c'è la cicatrice, poi. C'è il chirurgo plastico, tutto questo, ma dentro c'è la cicatrice, c'è. Ecco. È rimasto una cosa dentro che mi ha molto scioccato, mi ha molto traumatizzato di vedere la morte arrivare così da vicino al vicino. E allora ho detto da ora in poi sarà tutto diverso. Ecco, io credo che l'esperienza di Amanda ha fatto sì che lei ragionasse in questo modo, però forse è meglio veramente andare piano in macchina prima di arrivare a questi esempi che sono stati molto fortunati nel tuo caso, ma insomma in qualche io altro caso. Io ho buttato sul volante, però potevo andare attraverso il vetro, essere cieca. Io ho avuto delle lettere immediatamente da gente che mi ha scritto delle cose molto carine, gente che ha avuto incidenti, che mi davano dei consigli, dei nomi di dottore. E vedo che è un grosso problema la sicurezza stradale, perché tutti vanno troppo presto e non vogliono mettere la cintura. Troppo forte. Ecco, tu allora, che ti ascoltano, l'Italia ti ascolta ma sempre. Ma in questo caso credo che ascolti più te, perché lo racconti con un tremore che è stato proprio vissuto in diretta. Senti, una cosa invece che ho letto che mi piace un po' meno. È vero che tu lascerai l'Italia per andare a vivere in Francia o lo hai già fatto? Ho lasciato l'Italia già da parecchi mesi, sì, perché ho finito il mio contratto con la rete privata e adesso sono con la rete 1 in Francia e allora sto facendo un programma in Francia. E dunque per un po' di tempo non mi si è vista e non mi si vedrà, ma poi tornerò se in Italia piaccio ancora, non si ti sa mai. Qui molto bene. Arriva un'altra più bionda, più giovane, là, e poi ti dimentica. Allora... Non credo, non credo. Comunque oggi ripercorreremo la tua carriera attraverso oddio, due giornalisti. Tempo? Sì, beh, non tutta, per certo, saranno alcune domande. Tu sarai unico giudice e i giornalisti che sanno tutto su Amanda Lear sono Elia Perboni de Il Monello, che è il nostro campione. Buonasera e benvenuto. E Renato Marengo di Pop Magazine. Buonasera, lo sfidante. Benvenuto, vorrei che i ragazzi portassero le sedie così vi potete accomodare. Allora, che ti dicono Elia Al Monello? Ormai sei campione da quante settimane? Da 4 settimane, da questa è la quarta. La quarta settimana. Sono contenti di te, insomma? Contentissimi, penso che ricevo molte lettere dai nostri lettori, sì? Telefonate, quindi ci seguono, mi seguono. E cosa sono lettere di fan? Io dico, forte Elia, fan, vai sì. Avanti. Anche i miei fan. Certo, è giusto. Invece Renato Marengo appartiene a un gruppo editoriale molto fortunato che ha lanciato una nuova rivista che si chiama? Sì, Top Magazine. Top Magazine, molto bella, è bellissima. Un mensile, sì. Che io avrei voluto portare, ma tu sei modesta, non hai voluto perché ci sei in copertina fra i vari personaggi. infatti lo mostreremo quando io non sarò più in copertina. Si occupa di personaggi top, è una rivista che ha uno stile nuovo, infatti stile sia carta nella, bellissima. Nella cultura, sia nell'arte, nella musica, nella televisione. 4 poster di 4 gusti diversi, diciamo, è una rivista abbastanza nuova, anche nel formato si identifica un po' come live. Beh, il tuo gruppo notoriamente è un gruppo molto preparato e quindi anche molto fortunato. Sì, soprattutto quindi, sulla musica. Sulla musica, cioè, certamente. Vi auguro veramente un grande successo con Top Magazine e sono pronta a cominciare. Mi fate giocare contro un vecchio amico. Vabbè, ma insomma ragazzi, siamo... nella vita non bisogna mica impressionarsi di queste cose. Allora, cominciamo da Elia Perboni. Amanda si presenta in Italia per la prima volta in una manifestazione TV da campione d'Italia. Sono sicura che ti ricordi i suoi hot pants, ma vorrei sapere se ti ricordi il titolo della canzone che cantò in quell'occasione. Ta-da-da-dan, che è? Che è questo silenzio? Blood and Honey. Blood and Honey? Blood and Honey si chiama. Ecco. Amanda. Ma ti ricordi più il titolo della canzone o i hot pants? Senti,
Come mai non canti più in hot pants? Perché passato i 30 anni, meglio adottare la gonna. Ho capito, molto saggio. Renato Marengo, chi è l'autore dei testi che Amanda portò in Italia dalla Germania insieme con il Sound of Munich? I testi di Amanda, mi pare che l'unico autore sia lei. Sì, è vero? Sì, sì, è vero. Quindi ha risposto esattamente. Le parole io. Bravo. Elia Perboni, nel 1978 Amanda partecipò con Adriano Celentano ad un film di Castellano e Pipolo. Qual era il titolo? Zio e nipote, zio Adolfo, il pied à terre dello zio Tom. La seconda, zio Adolfo. Bravo. Sì, è vero? Adolfo, sì. Che ricordi hai di questo film e di Adriano? Io ho un bellissimo ricordo, perché è un piacere lavorare con Celentano, ma anche con Pipolo Castellano. L'unica cosa è che in Italia sono molto superstiziosi e in questo film hanno chiesto di cantare la canzone di Lili Marlene. Aia. E tutti già ti immagini Lili Marlene, oddio questo porta sfiga, eccetera. Infatti è uno dei rari film di Celentano che non ha funzionato molto. Quindi tu sei superstiziosa? Io non come voi in Italia con i colori, viola, verde, eccetera. No, sono superstiziose. Guarda che verde in Francia, se verde, posso dire. In Italia solo il viola. Sono superstiziosa, sì, a volte, con certe... Le portafortuna, per esempio, io trovo un sacco di quadrifogli. Fortunata. Però, sì, per te. Bisogna mettersi la pecorina per te, però insomma, le trovo. Ci sono. Io ho un giardino pieno. Sono sempre per te. Pecorino è il nome di un formaggio. Ah, sì. Allora, andiamo avanti. Renato Marengo per te. A fine 78 Amanda partecipò come ospite a Bontà Loro, trasmissione televisiva di grande successo. Fu spiritosa, ironica e divertente. Cosa teneva fra le mani? Un mandarino, una mela o una pallina da ping pong? Vado a tentativo, immagino qualcosa che somigliasse al nome. Un mandarino, a mandarino. A mandarino. Ah, il nome è mandarino. Ah sì, sì, era un mandarino. E perché avevi in mano un mandarino? Veramente era per tirarlo in faccia a Costanzo, perché mi avevano detto: attenta Amanda, che quello è tremendo, ti farà certe domande. Allora mi sono, ho detto, premunita. No, non lo posso prendere a schiaffi, no. Però un mandarino posso fare, puff. E siccome si è comportato molto bene, io me lo sono mangiato alla fine, certo. Elia Perboni, qual è il vero nome di Amanda Lear? Amanda Lear. Sì, è vero? Amanda Lear. Perfetto. Lo volevamo cambiare per una cosa più tipo Raffaella Carrà con delle R. Però non... Guarda che comunque Lear ha una R che si pronuncia con tante R lo stesso. Sì, ma tu hai tre R, hai tanto tre R. Questo è vero, questo è vero. Come si fa? Allora, Renato Marengo, qual è il titolo dell'autobiografia di Amanda Lear uscita nel 1985? Era il libro che riguardava l'attività di modella con Salvador Dalì, e mi pare sia... La mia vita con Dalì, io e Dalì. La mia vita con Dalì. La mia vita con Dalì. Bravissimo, ti ha chiesto anche giustamente com'era il titolo del libro ed è proprio La mia vita con Dalì. Dovrebbe andare in onda in questo momento la copertina del libro. Ecco qua. Senti, com'è stata, adesso non mi raccontare tutto il libro, ma è stata una vita dura, piacevole, interessante? È stata una vita molto interessante, sì, vedo sulle copertine m'han vista come un angelo e lui un po' come un personaggio molto più potente. È molto difficile vivere 15 anni con uno come Dalì, ci vuole pazienza, ci vuole obbedienza. Certo, obbedienza. E dopo 15 anni ho quasi ho dovuto fare un certo esorcismo e scrivere un libro per tirarmelo fuori della mente. Una così volta importante è stata la sua presenza nella tua vita. Ho scritto tutta questa relazione e adesso basta, non è più nella mia vita, io proseguo. Certo. Senza di lui. Senza di lui, bene. Allora, io inaugurerei, visto che abbiamo fatto un pareggio e siamo alla fine di Domenica Inn, invece della monetina, che forse noi abbiamo ripensato, forse non era una cosa proprio giusta davanti a due persone estremamente preparate, inaugurerei il ritorno. Siete contenti se facciamo con parità e ricombattiamo la prossima settimana? Benissimo, grazie. Si fa in tempo sempre a cambiare quando una regola non è giusta. Grazie, complimenti e auguri a tutti e due. Complimenti, grazie. Arrivederci, alla prossima settimana. Potevamo anche farne spogliare uno.
Adesso comincia, meno male che deve cantare. Comunque il titolo della canzone che ci presenti qual è? Afrodisiac. Afrodisiac. Sì, perché sai ci sono questi afrodisiaci che dicono che aiutano. Io invece ho pensato che con uno giusto non c'è bisogno di afrodisiac. Benissimo. Amanda Lear, Afrodisiac. Auguri, ciao. Qui negli studi di Domenica Inn e sono convinta che tutti gli italiani che sono a casa siano felici di averla potuta riascoltare oggi pomeriggio ancora una volta. Lei però non è solamente un grande violinista, è anche un direttore d'orchestra. Beh sì, è una... Lei che ne possiederà sicuramente... Quanti ne possiede? Tre. Tre. Che cosa vuol dire
non avere più il proprio violino e uno Stradivari. Umana l'hanno rubato in Italia e lui dice aiutatemi voi. Certo, ma è chiaro che queste persone devono capire che non possono assolutamente far niente con questo strumento. Quindi o lo distruggono, il che sarebbe veramente un delitto pazzesco, oppure rimane lì inutilizzato ed è ancora un delitto più grande. Quindi... Pier, noi abbiamo fatto il possibile. Merci. Prego, niente, e facci avere notizie, ok? Merci. Arrivederci. Merci. Ciao. Ed ora affrontiamo un altro argomento. Cinecittà festeggia i suoi 50 anni in piena attività, ma ci sono stati periodi in cui i teatri di posa erano vuoti e le produzioni erano ferme. Ne parliamo con il presidente della RAI, Enrico Manca. Buonasera, benvenuto. Con il presidente Ente Cinema, Ivo Grippo, mi scusi se passo davanti, e con, ciao, e con Carlo Verdone. Eccoci qua. Allora, cominciamo a parlare di cinema e la prima domanda che le vorrei fare, presidente Manca, è questa. Lei crede che la seconda giovinezza di Cinecittà possa essere anche merito della televisione? Ah, non c'è dubbio. Cinecittà è un po', come dire, il cuore del cinema italiano, il vessillo, come vogliamo dire. Io tra l'altro sono stato un predecessore dell'amico Grippo, nel senso che moltissimi anni fa sono stato per un anno, credo, membro del consiglio di amministrazione di Cinecittà. Allora c'erano tempi bui per Cinecittà, molte maggiori difficoltà, e ho ancora nella mente il ricordo, la grande emozione che ebbi visitando gli studi di Cinecittà, quello che ha rappresentato il sogno per milioni di italiani. Gli italiani che saranno presentati a Cannes sono tutti coprodotti dalla RAI. Che cosa pensa lei che... perché la RAI ha deciso di diventare questo grosso produttore cinematografico? Beh, quando si parla di RAI si deve sempre pensare che la RAI è il servizio pubblico, e il servizio pubblico è per sua natura, per sua funzione, come dire, deve essere in qualche misura il motore dell'industria culturale, e il cinema è una parte molto importante dell'industria culturale. Quindi naturalmente la RAI si è posto questo problema. Noi abbiamo cominciato, se non ricordo male, praticamente pochi anni fa, però era considerato invece il nemico numero uno del cinema, perché mostrando questi film certamente la gente non andava più al cinema. Oggi è considerato il suo maggior alleato. Ma le sale come sono? Ancora da riempire? Sono sufficientemente piene o va tutto bene? Ma in realtà il cinema... Anzi sarai una delle punte di diamante. Alcuni film sì, probabilmente saranno, anzi sicuramente saranno trasmessi in RAI. Ci dici in anteprima che cosa farai insieme a questo? Mancano le idee agli sceneggiatori o invece sono i produttori che hanno poco coraggio di cambiare delle strade? Ma qualche volta il cinema della perchiamo molto la regia. Ah, perché ami molto la regia. Però non è detto che non ridurre la regia televisiva potrebbe essere un'idea? No, perché no? Potrebbe anche essere un'idea, un film per la televisione. Ah, sempre in perché ambito no? comunque perché cinematografico. Perché no? Dottor Grippo, una cosa le vorrei chiedere ed è questa. Molti americani sono tornati a lavorare sul Tevere, Liza Minnelli, Burt Reynolds, Burt Lancaster, si annuncia la presenza addirittura di Marlon Brando, Paul Newman. Ecco, quindi gli studi sono pieni, cioè, e si lavora a pieno ritmo a Cinecittà, va tutto bene? Io vorrei dire questo, in realtà... Cinema. Presidente Manca, è noto che lei non ama i contenitori, però lei oggi è qui. Cos'è, una giornata di tregua? No, diciamo una giornata di riflessione e di conoscenza più diretta, insomma. Poi questo fatto io non amo, insomma, diciamo così che faccio delle riflessioni critiche, i contenitori hanno dato molto, sono stati una espressione importante, poi come tutte le cose, un po' vale lo stesso discorso che in politica vale per le riforme, insomma. Poi vanno adeguate, in via, vanno adeguate ai tempi, quindi penso che i contenitori abbiano dato molto, adesso debbano essere un po' rivisitati, questo penso. Quindi... Comunque sono molto contenta di avere ospite in mio programma una persona importante della RAI. Lei lo sa che negli anni che sono stata qua
o per timidezza o per riservatezza, non voglio dire nient'altro, ma non sono mai riuscita ad avere ospite né il direttore generale né l'ex presidente. Ora che la io... riservatezza è comunque una dote. Quindi... Certo, ma voglio... che cosa significa allora che lei non ha questa dote? Ce l'avrà di sicuro. Però è non avrò questa dote. Senta, io visto che l'ho qua accanto a me... Ma io sono... infatti non ho la dote della riservatezza, nel senso che essendo innanzitutto uno che ha una grande esperienza politica, ho evidentemente un trasporto naturale ad un rapporto con il pubblico. Ma io credo che il pubblico ami molto conoscere da vicino praticamente i responsabili, così non si parlerebbe più di queste star, ma dei responsabili in generale, perché siamo apertissimi, sì, ad ospitare e a conoscere. Cioè la personalizzazione, sì, secondo me, è una chiave assolutamente giusta e moderna. È su d'accordo? Siamo d'accordo. Mm. Lei ha la politica nel sangue, adesso è presidente della RAI, ci tornerà alla politica? Io non l'ho mai lasciata la politica. Ah, quindi la fa anche qua dentro. Però voglio dire, a tempo pieno. Presidente della RAI significa fare un certo tipo di politica che è diverso da quella che si fa in Parlamento o si fa nelle direzioni dei partiti. Ma la politica è un fatto più generale, complessivo. No, ma io dicevo solo politica e per un partito. Per un partito sicuramente, perché sono un militante di un partito dall'età di 16 anni, quindi insomma... Sì, sì, l'ho letto, quindi è un uomo politico sotto tutti i punti di vista. Mm. Senta, nella sua presidenza della RAI, qual è stato il momento più felice? Quando il Consiglio di amministrazione ha accolto e ha fatto suo le dichiarazioni programmatiche che ho fatto all'inizio e poi quando siamo riusciti a fare recentemente delle nomine che attendevano da molti anni. È vero. E sono state fatte con un unanime parere da parte del Consiglio d'amministrazione, con un consenso molto generalizzato e siamo riusciti a coniugare professionalità con esperienza, con qualità e quindi mi pare abbiamo fatto un ottimo lavoro. Insomma, lei che ama molto i cavalli, e quando ci andrà raramente, perché immagino sarà impegnatissimo, è un uomo che lavora molto, è più difficile stare in sella sul suo cavallo o su quello di Viale Mazzini? Beh, io cambio molte volte i cavalli, non vado solo su un cavallo, per cui dipende da cavallo a cavallo. Ah, quindi non ha niente in contrario nei cavalli? Senta, da un suo collaboratore... Preferisce la verità brutale o il sì signore? Io la verità.